Buongiorno, come state? Benvenuti in un vlogmas, se vogliamo, visto che è dicembre, quasi Natale. Deve venire il nostro nipote, che è il figlio della sorella di Basic D, perché ci hanno chiesto di tenerlo per un paio d'ore, visto che loro hanno un appuntamento. Lui ha 5 anni e mezzo. E niente, quindi è la prima volta che ci capita di fare gli zii a tempo pieno. In realtà poi io non sarò tutto il tempo perché avevo già preso appuntamento. Oggi andrò a consegnare, farò un po' Babbo Natale, Mamma Natale. Andrò a consegnare un po' di prodotti a un'associazione. Sapete che i tot dono i prodotti a varie associazioni, soprattutto che aiutano, supportano donne. E praticamente quando ho fatto il firmacopia a Torino ho conosciuto due ragazze che lavorano proprio per un'associazione di questo tipo e quindi avevamo preso accordi per fare questa cosa. E oggi finalmente vado a portare tutto. E ovviamente la vostra Basic Guy è talmente un genio che si era dimenticata che questa settimana coincideva anche con quella in cui dovevo lasciare la macchina. Praticamente nel concessionario dove l'ho presa, perché è tutta bollata, perché la parcheggio in strada e me l'hanno tutta rigata, eccetera, per farla sistemare. Quindi non ho la macchina e quindi dovrò muovermi in pullman o in tram con i sacchi pieni. Ora capisco perché Babbo Natale si sposta con la slitta e le renne. Io purtroppo non ho né slitta né renne. Comunque vi anticipo che ho tenuto da parte un po' di prodotti, perché mi piacerebbe fare un bel giveaway, dopo ve ne parlo meglio. Ma chi c'ha voglia di fare i boccoli dietro? Mi sono presa un attimo di pausa per fare skincare, anche perché in realtà tra poco devo uscire. Vi giuro, il fatto che io mi sia dimenticata della questione della macchina mi stressa in un modo incredibile, perché comunque i sacchi pesano. Però vabbè, dai, cioè sono veramente molto contenta di andare a portare questi regali. A proposito di regali, due cose. La prima è che voi mi chiedete sempre codici sconto ERAP, offerte ERAP. Ebbene, ci sono le offerte di Natale, ci sono tantissimi kit cofanetti, sia per chi non ha la borraccia e quindi vuole la borraccia più i pod, sia per chi ha già la borraccia e vuole dei pod di gusti diversi. Peraltro, questo mi ha fatto venire in mente che mi hanno mandato questo gusto qua che è Chocolate Orange. Io non l'ho ancora provato, quindi lo voglio provare adesso, real time, anche perché io d'inverno, come penso tutto il mondo, faccio veramente molta fatica a bere. Però wow, no, vabbè, il profumo è buonissimo. Io adoro tra l'altro cioccolato arancio. Avete presente tipo le scorze d'arancia ricoperte di cioccolato? Ecco, io le amo. E quindi con la borraccia e i pod aromatizzati, devo dire, è molto più facile, veramente. Ma soprattutto per la praticità della borraccia. Cioè, io la uso in generale, se devo bere acqua, uso la borraccia Rap e la trovo molto comoda. No, vabbè. È buonissima, incredibile. Strabuona. Quindi, se dovete regalarvi o regalare borraccia, pod, eccetera, vi lascio il link giù nell'info box. Invece, per la seconda questione regali, come vi ho detto, vorrei. Sei contento di averlo fatto? Sei soddisfatto? Ah, dicevo che ho deciso anche di conservare qualcosa di questi prodotti che andrò a dare all'associazione per fare un regalino a voi. E in realtà ho pensato di farlo nel gruppo, nel canale broadcast di Instagram, cioè vi darò lì tutti i dettagli. Quindi, se ancora non siete iscritti al canale broadcast, andate a iscrivervi perché a breve darò tutte le indicazioni per questo giveaway, in cui pensavo di fare 5 pacchetti e metterli su Vinted, però vi do un giorno, un orario, così potete organizzarvi, perché ovviamente sono solo 5, voi siete tantissime. Però mi piacerebbe mandare prodotti a tutti, ma non è possibile.
Quindi se non volete perdervi la possibilità di vincere, di accaparrarvi una di queste box, basta che andiate su Instagram e guardiate la nostra chat privata. Oltretutto, cioè, condivido sempre cose molto interessanti, secondo me. Se volete far parte del cerchio ristretto della Basic Squad, potete andare lì. Quando torno poi compongo anche le box, così vedete che cosa c'è dentro. Adesso mi trucco alla veloce, così poi esco. E nel pomeriggio poi avrò una call di lavoro, perché stiamo organizzando un nuovo evento firma copie libro, sempre a Torino. Non odiatemi, gente di qualsiasi altro posto in Italia, ne organizziamo un altro a Torino. È venuto fuori l'occasione, quindi non potevo dire di no, quindi oggi ho questa call. E poi questa sera c'è l'inaugurazione di una mostra alla quale la vostra Basic Gaia ha contribuito, nel senso che è una mostra su Carlo Mollino, che è un architetto torinese, sul quale io ho fatto la tesi di laurea, cioè su un suo progetto mai realizzato, e praticamente la mostra è proprio su di lui e esporranno, se ho capito bene, il video che ho fatto per la mia tesi, e non so se ci sarà altro. Comunque, vabbè, è una cosa molto carina, mi ha invitato il rettore del Politecnico di Torino, quindi quando ho letto la mail ho detto non posso non andare. E niente, quindi andrò a vedere che cos'è questa mostra. E poi basta, per il resto io voglio solo fare il mio uncinetto. Sto cercando di fare un cappello, ma non so se riuscirò. Sono un attimo seduta in questo parchetto perché volevo raccontarvi un po' come è andato questo incontro. Niente, io quando entro in contatto con associazioni come quella dove sono andata oggi, rinnovo la mia fiducia verso l'universo, il mondo, perché mi rendo conto che ci sono veramente persone che si spendono, che danno davvero per gli altri. Sì, è un lavoro, ma veramente io vedo una passione dietro gli occhi di queste donne, perché poi di base ho a che fare sempre con associazioni che aiutano donne. In questo caso è una comunità genitore figlio, quindi ospitano madri con i loro figli, e quello che è venuto fuori, un po' quello che è venuto fuori anche parlando con le ragazze di Emma Onlus, che è l'altra associazione a cui dono ogni tanto dei prodotti, e loro erano proprio entusiaste di questi prodotti, dei regali che gli ho portato, perché dicevano: guarda, vediamo proprio come qui dentro queste donne seguono un percorso che le porta anche a volersi prendere più cura di loro stesse, che è una cosa fondamentale, l'amor proprio, veramente il sapersi concedere anche del tempo e dei momenti per sé, una routine, sono fondamentali nella vita delle persone. E comunque loro provengono da dei contesti dove questa cosa non è minimamente vissuta, quindi erano veramente contente perché stavano già pensando a chi donare cosa, a chi regalare qualcosa. Poi tra l'altro loro hanno anche delle ragazze, adolescenti, e quindi ne ho conosciuta una che era perfettamente truccata, quindi niente, loro dicevano poi vedrai, cioè non lo so, proprio mi ha svoltato la giornata questa cosa, e sono veramente grata e contenta di aver potuto fare questo gesto minimo, ma che poi sotto Natale sicuramente sarà apprezzato, quindi sono davvero contenta. Nel frattempo sono passata a prendere altri pacchi, tra l'altro ce n'è uno di Charlotte Tilbury che aspettavo tantissimo, perché dentro ci sono i cofanetti di Natale di Charlotte che sono bellissimi, quindi sono molto felice. Mi spiace che non, insomma, non, di non averli presi prima di andare, però pazienza, li regalerò ad altre persone, e qualcuno me lo tengo anch'io perché comunque è Charlotte. Però niente, dai, adesso vado a casa e
Come vi dicevo, magari inizio a creare queste box per il giveaway, però vi giuro, sono davvero contenta, sono proprio soddisfatta di questo incontro. Ah, mi stavo dimenticando, se volete potete donare anche voi vestiti, mi hanno detto, ovviamente principalmente da donna o bambino, bambina, perché loro ospitano solo donne con i figli, oppure in realtà hanno anche qualche adolescente maschio, quindi magari qualcosina potrebbero riuscire a sfruttarlo, giocattoli e trucchi anche se volete, ma principalmente sì, vestiti e giocattoli. No, allora, rimandato il tema giveaway, lo faccio dopo, perché adesso Basic D mi ha chiesto di mettere solo l'ultimo lampadario, non ho nessuna voglia, però ha ragione, lo dobbiamo fare. Perché il lampadario della camera e non ce l'abbiamo veramente da troppo tempo, è un po' scomodo. Visto che abbiamo tutto, abbiamo il lampadario, abbiamo le lampadine, dobbiamo solo metterlo su. Ora lo faremo. Però vi giuro, non ho nessuna voglia, preferirei fare i pacchetti dei giveaway. Vabbè, li faccio oggi pomeriggio. Quindi andiamo a montare sul lampadario. Com'è la luce? Ma bella. Bella. È calda. Ademus luce in camera, non ci si crede. Questa operazione del lampadario ha richiesto ben più tempo di quanto avessimo preventivato. Cioè, ci avremmo messo credo 2 ore. E ovviamente la vostra cara Basic Gaia qui presente si è inciampata sulla scala del letto, spaccandosi un piede. Per fortuna non davvero, cioè nella vita mi sono già rotta un alluce, vi ricordo. Ecco, lo stesso alluce, l'ho sbattuto fortissimo, ma insomma, fortunatamente sembra tutto a posto, mi fa un po' male. È tollerabile, quindi non è rotto. Peraltro l'altro giorno sono caduta sulle scale della metro e sbattendo la mano mi sono rotta un'unghia che poi ieri sono andata a rifare, quindi basta, basta cadere, basta volare per terra perché mi faccio male, io non so come fare a smettere, come si fa a smettere di cadere? Poi in sto periodo vi giuro, cioè mi sta capitando fin troppo spesso di farmi male, cioè ieri mi stavo struccando e vabbè, quello errore mio, non ho tolto gli anelli e l'anello del mignolo si è incastrato con il piercing, quindi tirandomelo fortissimo mi ha fatto un male cane. Fortunatamente anche lì niente di grave, cioè mi faccio dei piccoli dolorini, per fortuna niente mai di grave, però tanti, molto spesso, sono stufa, non ce la faccio più, quindi, però, vabbè, ok, l'anello è colpa mia, però, cioè, mi inciampo con una facilità allucinante, non so neanche io come sia possibile. Comunque, adesso forse mangio, ma una certa, che non ho nessuna voglia di preparare niente. E poi faccio questi benedetti pacchi del giveaway, inizio anche a comporre il messaggio da mandarvi nel canale. Niente, devo bere, perché l'acqua è l'unica cosa che mi fa passare la tosse, vi giuro. L'unica, ok. Dicevo, compongo anche il messaggio da mandare nel gruppo broadcast per tutte le informazioni sul giveaway. Adesso, forse ordino qualcosa. No, in realtà ho un sacco di cose in frigo da finire. Vabbè, adesso vado a vedere cosa mettere insieme per pranzo. E poi ci dedichiamo a sistemare anche un po' lo studio, perché stavo per dire, no, vabbè, dai, non è devastato, e invece lo è. Quindi faccio i pacchetti, sistemo lo studio, e poi, già, ma io devo andare a sta mostra stasera, io mi devo ricordare, cioè, vi giuro, mi è appena tornato in mente, e devo anche editare questo vlog. Ok, adesso mi metto a fare tutto. 9 del piatto, tristezza vera, questo è uno spezzatino già pronto, vegano ovviamente. E questo è un tarantola cipolla. Buonissimo, ho appena assaggiato. Questo me li ha presi mia sorella. Buoni. Quindi niente, buon appetito. Però è buono, è buonissimo, mi piace. Diciamo che non presenta alla grande. Piccola pausa, uncinetto. Come vi ho detto, sto facendo un cappello, ma cioè non so quando lo finirò. Vorrei finirlo per Natale, ma è veramente lungo da fare. Però guardate com'è carino, perché sembra proprio tipo fatto a maglia, però fatto con l'uncinetto. Vedremo.
Cioè, adesso intanto mi imparo il pattern, così poi lo posso fare in altri colori. Dopo vi faccio vedere anche tutti i cestini che ho fatto finora, che andranno a coprire un po' di regali di Natale vari. Spero che le mie amiche non vedano questo video, o che lo vedano dopo Natale comunque. Dovrei un po' velocizzarmi, cioè, che sia proprio velocissima io. Guardate che belli! Questi forse sono i miei preferiti, questi qua bianchi e beige, però guardate che carini! Sono molto fiera e soddisfatta, devo farne ancora tipo almeno 4-5, però intanto È arrivato finalmente il momento. Allora, ho messo tutto dentro questa box. Vorrei distribuire in maniera equa tutto quanto e mettere tutto dentro delle borsine in generale perché sono comode e così almeno separo tutto e attutiscono anche un pochino, insomma, i corrieri, come sapete, non sono proprio delicati. Allora, ho tenuto 5 paia di ciglia finte che distribuisco così. Poi un basic marble a testa, sono di tonalità diverse. Ah, qua c'è una maschera capelli, la metto qua. Questo è un primer, lo metto qua. Questo anche è un primer, lo metto qui. Altro primer e altro primer. Smalti. Ombrettino Debby e qua cominciamo con le armi pesanti. Abbiamo palettina Glowish, mettiamola qua. Abbiamo questo Moon Crush di Too Faced, bellissimo, il packaging è stupendo ed è un illuminante e lo metto qui. Palette di illuminanti di Anastasia Beverly Hills. Guardate che bella! Che può andare qui. Blush Bionic con pennellino, che a sto punto metterei qua. Illuminante Charlotte Tilbury qua. Un blush di IT Cosmetics che può andare qui. Questo bronzer di Nede qua. Palette di blush, che qua c'è già un blush, quindi mettiamola qui. Il blush gloss di Huda Beauty, che a me non fa impazzire, ma in realtà cioè, non è per niente male, per essere uno di quelli pH reagenti, alla fine è bello, è nuovo, perché me ne avevano mandati due per sbaglio. E quindi questo ci può stare qui. Manca qualcosa qua, che può essere questo toner qui. Palette di Achille Lauro, mi piace metterla qua. Questo è un prodotto per i brufoli, molto targettizzato per i brufoli, che metteremo qua. Maschera protettiva per la notte, mi piace qui, con questa palette rosa ci sta bene. Illuminante in crema di Astra, qua. E qua metto anche questo brow gel trasparente. A proposito di brow gel, in realtà ne ho anche altri, qua c'è un altro di NYX, questi però sono colorati e non ha tanto senso metterli, quindi qua metto un eyeliner. Questo è un siero energizzante di Essence, lo mettiamo qui, che non ha messo niente di skincare. E ora ci divertiamo con i prodotti labbra perché ne ho veramente tanti. Innanzitutto matite Nabla e invece in quello lì metto questo qua di Rare Beauty. Poi abbiamo una matita testa di Mulac, sono bellissime queste, le adoro. Poi abbiamo 5 Lasting Provoca Lips di Rimmel, quindi uno a testa. Due lipstick di Mulac, uno e due. Gli altri tre mettiamo qua un Lingerie XXL, qua un, questo com'è già che si chiama? Shine Loud e qua uno Smooth Whip. Fat Oil di NYX Professional Makeup. E infine abbiamo ancora degli Smooth Whip di NYX Professional Makeup, li metto dove non ne ho già messo uno, qua. Poi abbiamo un rossetto di Kiko, un rossetto di Anastasia e un altro Lingerie XXL, lo mettiamo qua. E ho finito! E adesso editing pazzo e disperato fino a che non devo uscire per andare a questa mostra.
quindi circa un paio d'ore. Mi sa che mi faccio un tè e inizio. Col Black Friday mi sono presa l'iPad e sono molto contenta. Ho anche preso questa penna, che però non è la Apple Pencil, è di un po' dell'Apple Pencil che costa 20 euro. Ma devo dire che è fantastica, infatti mi sono voluta fidare delle recensioni che c'erano ed è veramente top, mi piace un sacco. Quindi adesso edito, non so perché sto usando la destra visto che sono mancino. Ecco. Io. Meno male che Google Calendar manda le notifiche prima, mezz'ora prima, quindi ora ho mezz'ora, cioè so che ho ancora mezz'ora e poi devo fare questa call e poi devo andare, quindi oh, vabbè, lo finirò stasera al blog. Sapete cosa vuol dire totalmente essermene dimenticata? Cioè, lo sapevo che avevo questa call, ma l'avevo proprio rimossa. Vabbè. Contato sei completamente in tono con la tua maglia. Sono un tutt'uno ormai. Sei molto In palette. in questo momento. Mi sono data una sistemata e adesso mi cambio perché a breve devo andare. Oddio, che bello, adesso ci sarà la luce in camera, che bello. È una luce molto soft, però mi piace. Cioè, in camera non voglio una luce troppo, no? Ora devo decidere cosa mettermi. Ho optato per questa camiciola molto cute, croppata. Ora ci metto un bel golfino di lana sopra perché sennò muoio di freddo. E vado. Emozionante, non lo so, cioè comunque io in questo mondo dell'architettura ci sono stata per parecchi anni e adesso ho cambiato vita, ho cambiato lavoro, però rimane sempre una grandissima passione e quindi è stato emozionante vedere, peraltro c'è il mio nome, il mio video che non rivedevo veramente praticamente dal giorno della laurea. Sono estremamente contenta di essere venuta, anche perché ho rivisto i miei professori e relatori della tesi, solo che mi sto rendendo conto adesso che ho un male atroce alla caviglia, perché oggi, oltre a spaccarmi il piede, ho battuto anche la caviglia e mi fa abbastanza male, quindi tornerò a casa con un pullman, così non ci cammino sopra, e poi mi sa che mi chiuderò a editare questo video. E quindi vi saluto qua, da Piazza Castello. In realtà sono dietro Piazza Castello, però godetevela un po'. Se siete arrivati a questo punto del video, commentate con l'emoji del cappello di laurea, direi, a caso. E noi ci vediamo nel prossimo video. Peace out. Ecco a voi il meglio e il peggio di questa puntata di Basic Gaia. Se piantando le unghie nel piede.